Appassionati di calcio 5, ben trovati, la rassegna del calcio 5, Mondo Futsal, anche questa settimana tante cose da mostrarvi e da raccontarvi, lo ricordiamo, possibile anche consultare il tutto attraverso il sito mondofutsal.net e poi con youtube.com/mondofutsaltv. Dunque tutto pronto per la terza puntata, vediamo la sigla. Iniziamo dalla Serie A e dalla straordinaria vittoria e rimonta di Latina, dell'Axat Group Latina, che riesce a vincere sul campo del Palagens del blasonata Lazio. Era iniziata piuttosto male per i ragazzi di Basile, sotto di 3 reti, ma poi sono arrivate le marcature di Arnaldo, doppietta per lui e per Blanco, e poi di Sebastian Corso. Ora nel prossimo turno la formazione del patron La Starza affronterà al Pala Bianchini venerdì 8 novembre alle 20.30 il Futsal Corigliano, che nell'ultima giornata ha osservato il turno di riposo. Ma vediamola, questa classifica sempre più interessante per Latina. Carli Sport Cogianco in testa a quota 15, Montesilvano 14, Pescara 13, Corigliano 12, Acqua Sapone M Gross 11 insieme a Asti e Real Rieti, 10 punti per Axel Group Latina, poi 4 punti per Caos, 3 per Lazio Luparense, Lollo Caffè a 2, chiude San Vincenzo Cosenza a 0 punti. Il prossimo turno. Come detto, Latina ospiterà Corigliano al Pala Bianchini e poi ci sarà la sfida tra Cogianco e Lazio. Caos Futsal affronterà la Luparense, Montesilvano contro Acqua Sapone M Gross, Real Rieti contro Napoli, San Vincenzo Cosenza ospiterà Asti, riposa invece Pescara. È il momento ora della Serie B, del girone E della Serie B, con il pari per la Virtus Fondi nella sfida ad alta quota con l'Ardenza Ciampino. Finisce 1-1 il match con il rossoblù di Mister Rosigna a segno grazie ad Ennas. Nella prossima gara il team del presidente Ginepro sarà ospite dell'Isernia, occupante la penultima posizione in graduatoria e reduce dalla netta sconfitta contro la Capitolina Marconi. Andiamo a vedere comunque la classifica. Al comando proprio la Capitolina Marconi a quota 12, 9 punti per Ardenza Ciampino e Orte, 8 punti per Virtus Fondi e Eboli e insieme al Virtus Palombara, poi 7 per Brillante Torrino e Lido di Ostia, 5 per Isernia e Carnevale Saviano, 3 per Alma Salerno, chiude Campobasso a 0 punti. Ma vediamo meglio com'è andata questa sfida tra Virtus Fondi e Ardenza Ciampino nel servizio concesso da Fondisale realizzato da Luca Figuccio.
La Serie C1 Girone B, iniziamo con la goleada della Ginnastica Studio Fondi, una messa di gol 11 contro il malcapitato Velletri a segno, ovviamente per questa gara giocata tra le mura amiche del Palasport di Fondi, a segno dicevamo Nonigno, un po' carissimo per lui, Paria due gol, così come Andre Silva, Bastos e Annunziata. Primo punto per l'Atletico Anzio Lavinio che impatta in casa 3-3 con il Rocca di Papa, grazie alla tripletta del solito bomber Simone Moncada. Ancora al palo la Eagles Aprilia, sconfitta in casa dalla Vigor per Conti per 9-2. Questa è la classifica, guida la mira fino a 16 punti, segue la Vigor per Conti a 15, 14 per Ferentino, 13 per Savio, la Ginnastica è a 11, precede di una lunghezza Albano e Città di Paliano, 9 punti per Progetto Futsal, 7 per Gavignano, 6 per Velletri, Virtus Fenice a 4, Rocca di Papa a 3, Atletico Anzio Lavinio 1 e Eagles Aprilia, come detto, ancora a quota 0. Ma vediamo bene come è andata a finire questa sfida con Ginnastica Fondi a segno più volte contro Velletri, il servizio realizzato dalla nostra redazione di Fondi con Oscar Maccaro e Luca Napolitano. Thank you.
Parliamo ora del girone B della Serie C2. Era in programma una sfida molto attesa, quella tra Vigo Cisterna e la capolista Nord-Ovest, gara che è stata posticipata a causa di un grave lutto che ha colpito la famiglia Angeletti. Naturalmente da parte della redazione di Mondo Futsal le condoglianze nei confronti della famiglia per questo grave lutto. Dunque passiamo ai risultati di questa giornata. Fiumicino ha battuto Eur Futsal 3-1, Fortitudo Futsal Pomezia si è imposta 6-1 sulla Roma Calcio A5, mentre è stata posticipata al 10 novembre la sfida tra Generazione Calcetto e Virtus Ostia. Poi per quanto riguarda la Honey Calcio A5, pareggio in casa col Città di Fiumicino, Pisana Calcio A5 con Spinaceto 4-5 il punteggio, identico risultato tra Sporting Club Marconi e Tor Tre Teste Calcio A5 e infine, come detto, posticipata la gara della Vigor Cisterna. La classifica vede al comando Nord-Ovest Calcio 5 a quota 15, seguita a due lunghezze da Città di Fiumicino e Fortitudo Futsal Pomezia, a 10 Fiumicino 1926, a 9 punti Vigor Cisterna, Spinaceto e Eur Futsal, 8 per Tor Tre Teste e la Pisana, 7 per Lone Calcio 5 e poi Virtus Ostia 4 insieme a Generazione Calcetto, chiudono Sporting Club Marconi e Roma Calcio 5 a 3 lunghezze. Il prossimo turno è Eur Futsal Generazione Calcetto, Fiumicino Sporting Marconi, Nord-Ovest Fortitudo Pomezia, Roma Calcio A5, Pisana Calcio A5, Spinaceto Tor Tre Teste, Città di Fiumicino Vigor Cisterna e Virtus Ostia Honey Calcio A5. Nel girone C, bella vittoria in trasferta per lo United Aprilia sul campo del Fananino di Coda Pavona, 4-2 risultato finale con assegno per i ragazzi di Mister De Angelis, De Marco, Musilli, Galieti e Trobiani. Nel prossimo turno il team del presidente Buratti ospiterà alle Rosselli lo Sporting Club Palestrina, sconfitto nell'ultima gara dalla Roma History 3Z. Questa è la situazione di classifica, con le Ferro 18, Real Ciampino 16, United Aprilia 15 e poi Istoria 12, Virtus Aniene 11, 9 punti per Colleferro, 7 per Città di Ciampino e Atletico Genzano, 6 lunghezze per Virtus Divino Amore e Penta Pomezia, 4 per Atletico Marino, 3 per Sporting Club Palestrina e Airone, 1 punto per il Pavona Calcio a 5. Il prossimo turno Atletico Genzano Airone, Città di Ciampino Virtus Divino Amore, Città di Colleferro Ciampino, History Roma Atletico Marino, Penta Pomezia Pavona Calcio 5, lo United Aprile ospiterà lo Sporting Palestrina e la Virtus Aniene se la vedrà col Porte Colleferro. E completiamo quest'ampia panoramica relativa alla Serie C2 concentrandoci su uno scoppiettante girone D nel quale c'è la DLF Formia che conquista la vetta battendo nel big match Minturno. Finisce 3-2 il match, comunque in seconda piazza si insede la Vis Fondi che espugna il Palabianchini ai danni dello Sporting Giovani Risorse al termine di una gara combattutissima. Vittoria importante dello Sport Country Gaeta sull'Atletico Alatri e del Real Folgora che ha regolato la Connet Calcio a 5 per 5-3. Vince in trasferta l'FC Cisterna sul Fananino di Coda Isola Liri e conquistano tre punti importanti in chiave salvezza la Fortitudo Terracina 3-1 sul Futsal Ceccano e il Città di Minturno Marina che si è imposto per 3-2 sulla Real Terracina. Questa è la classifica. DLF Formia dunque nuova capolista 16 punti, segue Minturno con Visfondi a 15, 13 Alatri, 12 Sport Country Club, 9 Cornet e Real Podgora, 7 Cisterna e Città di Minturno Marina, 6 Fortitudo Terracina, 5 Futsal Ceccano, 2 Sporting Giovani Risorse, a 0 punti Real Terracina e Isola Liri. Ma vediamo nei dettagli come è andata nel big match tra DLF Formia e Minturno il servizio concesso da Sport Pontino realizzato da Telegolfo. Vediamo.
Mister Vellucci, una partita tiratissima fino all'ultimo, risultato in bilico. Sì, combattuta fino alla fine, siamo stati bravi a trovare il terzo gol e loro comunque è una squadra molto esperta che comunque sapeva stare in campo, quindi abbiamo trovato delle difficoltà, ma probabilmente abbiamo sentito un po' la partita importante e quindi eravamo un po' bloccati noi, altrimenti penso che sarebbe stata un'altra partita. Comunque complimenti a loro perché sono veramente una bella squadra. Se dobbiamo individuare un episodio in cui è girata la partita sia in termini di punteggio che poi come inerzia, è sicuramente la punizione di Riso con l'espulsione del giocatore del Minturno e la punizione poi convertita. Ma penso che quell'episodio ci ha favorito, anche perché loro erano abbastanza simulatori e quindi siamo caduti un po' nella trappola, qualcuno parlava un po' di troppo, noi siamo caduti, cioè abbiamo pensato a parlare dietro a loro, però penso che sia meglio starsi zitto sia da una parte che dall'altra e pensare a giocare. E per concludere, come sempre, il girone unico di Serie D e parliamo della marcia che non conosce ostacoli al momento della capolista Virtus Latina Scalo, che espugna il difficile campo del Real Fondi e si candida come principale candidata al successo finale. Segue a ruota la Polisportiva Stella, che vince in esterna sul campo del Fora 92 al termine di un match vibrante. Vittorie esterne anche per lo United Latina, 10-1 al Maranola, e per l'Atletico Rocca Massima, che si è imposto 4-2 sull'Accademia. Buoni i 3 punti per le città di Pontina in casa contro il Golfo Spinei e per l'Atletico Sperlonga, che ha superato 5-3 i Montilepini. Rinviate le gare tra Faiti e Formia 1905 e tra le Forna Ponza e Sporting Terracina. Questa la classifica, come detto, in testa Virtus Latina Scalo a 9, 7 punti per Polisportiva Stella, 6 per Atletico Sperlonga e Rocca Massima, così come città di Pontina e United Latina Futsal, 4 per Real Fondi, 3 per Paiti, Flora, Formia 1905, Golfo Spinoi, Maranola Calcio e Montilepini con Sporting Terracina, ancora all'asciutto Accademia Sport e Le Forna Mare. Per quanto riguarda invece il prossimo turno, l'Atletico Rocca Massima ospiterà il Real Fondi, il Formia 1905 se la vedrà in casa con l'Accademia Sport, il Golfo Spinei affronterà il Faiti e poi Montilepini, città di Pontina, Sporting Terracina, Atletico Sperlonga, Polisportiva Stella, Maranola Calcio, United Latina Futsal contro Le Forna e la capolista Virtus Latina Scalo affronterà tra le mura amiche il Flora Calcio a 5. Ma per la Serie D vogliamo anche aprire una finestra sulle competizioni in terra romana, una finestra che riguarda comunque una formazione del territorio pontino. Parliamo della PR 2000 Aprilia, che ha ospitato il Matrix Ponte Loreto. E allora vediamo il servizio confezionato da Davide Mancini e Gianfranco Marcello. Amici di Mondo Futsal, buona serata e benvenuti ad Aprilia per la terza sfida di campionato di Serie D tra PR 2000 Aprilia e Matrix Ponte Loreto. Fischio il direttore di gara, Gennaro Di Latina, partiti, si comincia. Ora Ponte Loreto che attacca con Iancu, prova a spostare il pallone sul destro, conclusione, gran parata e poi c'è il tap in vincente da parte di Mazzoni, vantaggio della Matrix Ponte Loreto per Ve Catalano. Mette in movimento Argentini che fa la conclusione con il destro. Cambia ancora con Catalano, larga a destra nella zona di Philips, può andare fino in fondo, il pallone messo dentro, la gran parata di Sidera, la rimessa battuta di Philips, arriva Gianporcaro, il pallone alzato per Catalano, occhio alla ripartenza da parte di Iancu, il pallone per Mazzoni, altro tap in vincente da parte del numero 11, raddoppio della Matrix Ponte Loreto, 2-0, pronto Infanti con il destro. Va la conclusione, accorcia le distanze, la PR 2000 Aprilia con il gol di Fabrizio Infanti, di Giovan Battista. Poi Infanti, zona tiro, va la conclusione con il destro, Sidera gli dice di no. Campioni dei giudici con il tacco, splendido per Campioni in area di rigore, va la conclusione con il destro, il diagonale. Pronto Infanti con il destro, va il numero 9, la conclusione, la parata di Sidera. Di Salerno, prova a distendersi il contropiede Ponte Loreto, la conclusione da parte di De Simone, la gran parata di Pialulli. Pallone recuperato dalla PR con dei giudici, che va alla conclusione con il destro, ci mette i pugni Sidera, trasformazione da difensiva in offensiva, ancora Infanti con il destro, la gran parata da parte di Sidera che attacca a testa bassa. Infanti con il destro, Murato ancora dei giudici, la conclusione e il pareggio
della PR 2000 Aprilia con De Giudici. De Simone ferma tutto, riparte Ponte Loreto con De Simone, non c'è fallo, Infanti 2 contro 1, possibilità per la PR con Infanti, pallone per De Giudici, non chiude 1-2 ancora De Giudici, solo davanti al portiere, arriva Padegnani con il destro e il vantaggio della PR 2000 Aprilia con il destro preciso di Padegnani. Caprano ferma tutto, De Giudici in area di rigore, De Giudici con il destro, pallone che si stampa sul palo, pronto Padegnani con il destro a mettere al centro per De Giudici, è il 4-2, eccolo il poker della PR 2000 Aprilia, prova a passare in mezzo a due, non ci riesce, Campioni rimedia per la PR, poi De Giudici, ottimo pallone per Padegnani con la punta del piede sotto le gambe di Sidera, 5-2, e adesso prova a prendere il largo la squadra di Angelo Stampatore. Giarulli per Argentini, occhio a Salerno, pallone per Mazzoni, la conclusione, la gran parata da parte di Piarulli, lo squillo da parte della Matrix Ponte Loreto. De Giudici attende l'arrivo di un compagno, serve Catalano, anzi Gian Porcaro, va con il destro, Gian Porcaro si inventa letteralmente il gol del 6-2, la gran botta del numero 3 sotto l'incrocio dei pali, poi Catalano, e finisce qui l'incontro, vittoria 6-2 per la PR 2000 Aprilia contro Matrix Ponte Loreto, 9 punti in classifica, terzo successo su 3 incontri per la formazione di Angelo Stampatore che resta al comando della classifica. Davide Mancini è davvero tutto, grazie agli amici di Mondo Futsal. Termina così la terza puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa settimana dunque servizi, approfondimenti, interviste e tanto altro sul calcio a 5 dalla Serie A alla Serie D e non solo. Il ringraziamento va a quanti hanno collaborato come al solito alla realizzazione di questi approfondimenti. Il ringraziamento va a Marco Dell'Orco per la parte grafica e la regia. Vi ricordo di consultare mondofutsal.net per tutte le informazioni e poi per i nostri video youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, l'appuntamento alla quarta puntata. Grazie.